Oh! Ciao a tutti, amici Omebrewers! Yes. Benvenuti a questo nuovo episodio dello Sgabuzzo Zambi Contest, il contest dedicato Il contest. Il contest dedicato a tutti i non vegani. Perché i vegani non si possono bere la birra? Che c***o si mangiano questi vegani? Sigla! Ragazzi, oggi assaggeremo una Pils di Francesco da Reggio Calabria, sì. Una English Golden Ale di Pierluigi da Sabona, spero, perché non sta scritto niente, Pierluigi. E una Doppelbock da Paolo, sempre di Reggio Calabria. Partiamo però con la più leggera e finiamo con la più pesante. Ciao Giovanni, questa è la prima volta che faccio una birra in bassa fermentazione. In questa birra ho lavorato molto sulla composizione dell'acqua, infatti sono miscelate tra loro ben 4 tipi di acqua commerciale per rispettare i parametri di conversione di pH con acido lattico. Cioè, invece di modificarsi l'acqua, ha mischiato 4 acque. Olle. Una birra leggerissimamente velata, con schiuma non poi così abbondante. Una grana. Fine. Non tanto persistente. Non tanto persistente e leggerissimamente velata. È un po' velatina. Chi sarà mai? Gli diamo 3 su 5 all'aspetto prima di rispondere al citofono? Certo. 3 su 5. Al naso un po' di salsa, non tantissimo, un po' di aroma di salsa. Principalmente io però sento cereale, un bel aroma di cereale per una colazione da campioni. Che frutta? Però non si percepisce una certa dolcezza. Non è neanche un naso così invadente, diciamo. No. Però non ci sono difetti, non c'è neanche un... solitamente ci potrebbe essere una punta di zolfo. No. Invece non c'è niente. Nulla di esaltante, però... Nulla di esaltante. Per questo motivo... 10. 10? 10. Il corpo è giusto. Carbonazione? No. Dovrebbe essere un po' più alta. È liscia. No, liscia no. Però insomma, c'è una carbonazione che può essere potenziata. Chi sarà mai oggi? Oggi proprio. C'è qui un ospite, sì, che ci è venuto a salutare. Io direi di farlo entrare in inquadratura appena abbiamo concluso questa cosa. Ok. Perché se no ci dimentichiamo quello che dobbiamo dire. Sì. Allora, stavamo dicendo... Il gusto di questa Pilsner, per la tua felicità, mio caro. Sensazioni boccali tutto in stile, sì, corpo perfetto, eccetera. Yeah. Per questo motivo gli diamo 4 su 5 perché la carbonazione boccale deve essere migliorata. Caro Francesco, allora, io ti consiglierei di potenziare un pochettino di più l'amaro perché questa birra è troppo dolce. Ok, e soprattutto il Satz non si sente tantissimo, quindi per essere una Pilsner... No, non c'è il dry hopping. No, ma io non intendo soltanto di aroma, intendo proprio anche l'amaro. Cioè, si percepisce molto la dolcezza della parte maltata, però non c'è quell'amaro. Non è che deve essere naiva, però insomma, un po' più amara deve esserlo. Motivo per cui ti prendi 7 al gusto. Impressioni generali. È una birra che... Sufficiente. Sufficiente, sì. Non sei spaccato perché l'aspetto, a parte un po' una velatura, l'aroma... Tutto in stile, gusto da migliorare, carbonazione da migliorare, quindi ti prendi un 6. Sì. Ok, per un totale di 17, 27, 30. Ospite speciale, vuoi entrare in inquadratura? Guardate chi è tornato! Ci siamo oscurati! Ragazzi, abbiamo un maltense. Un maltese. Allora, ora stiamo per assaggiare, quindi ora c'è anche un terzo giudice. È morto però. Giudice morto. Questa qua è una English Golden Ale che ci è stata spedita da Pierluigi da Savona. Mi ha scritto nella mail, sperano di aver risolto il difetto della stringenza che avevamo rilevato nel vecchio contest. Ci avevano mandato una IPA che era risultata molto astringente. E comunque mi ha scritto in una mail, mi ha scritto spero di aver risolto questo problema perché abbiamo controllato maggiormente il pH. Invece è tuo.
Schiuma inizialmente era abbondante, poi si è diradata subito. Molto trasparente, cioè c'è un filo pelata, ma sarà forse un po' di chillades. All'aspetto gli darei subito 4 punti su 5, che ne dici? La schiuma se ne è scesa subito, altrimenti gli davamo un pochettino in più. E chi non punta in più? Esatto. Tu esci proprio come un carciofo. Allora, il luppolo si sente, però c'è una puzzettina. C'è uno strano odore. C'è una puzzettina, purtroppo. Non dipende, secondo me, dal lievito. Ma è una puzzettina che, sì, secondo me dipende dal luppolo, ragazzi. Quando il luppolo inizia a essere formaggioso, l'olfatto non mi convince per niente, purtroppo. Mi guarda, mi dispiace tantissimo, ma non posso fare a meno di notare questa cosa. Voto. No, e qui purtroppo... Ti dico uno io. Qui purtroppo bisogna dare un voto basso. 5, mi dispiace. Mi dispiace per Luigi. Spero per te che sia stato un problema della bottiglia. Perché se è tutta la cotta così, c'è un difetto olfattivo evidente, insomma. Colpo basso. Carbonazione media. Ok, è in stile per una British Golden Ale. English Golden Ale. Non c'è astringenza, forse un velo sottilissimo di astringenza verso la fine, ma ci può stare, è accettabile, non è sicuramente astringente come... Quindi, almeno da questo punto di vista, Pierluigi ha risolto il problema. Io mi sento di dargli 4 su 5 le sensazioni boccali. Ok. Al gusto guadagna qualche punto, 9. Non tantissimo, perché anche il sapore di luppolo è un po' smorto, ok? Non ci sono difetti in bocca, ma non lascia una bella bocca, insomma. Gli diamo 9 su 15. Impressioni generali. Allora, Pierluigi, questa birra si presentava abbastanza bene. Aroma aveva un difetto che l'ha penalizzata tantissimo. Gusto guadagnava qualcosa. Tuttavia carbonazione e corpo perfettamente in stile, quindi io gli do 5. Devi risolvere il problema all'aroma che ci ha costretto a penalizzarla. Detto questo, la birra entra in un range di assoluta sufficienza. Ora tocca a Paolo. Leggiamo un pochettino. Ciao Giovanni, rieccoci al secondo contest e speriamo altri 1000. Un saluto a Tommaso. Ciao. Ida, una santa, perché? E siamo d'accordo. A tua sorella, a tuo cognato e ragazzi che ti aiutano sia durante le cotte che durante le riprese dei video. Un saluto a tutti i ragazzi del gruppo Telegram Automatismi per un Brewing. Che bello. Questa volta ti... Ha detto a tutti i ragazzi che ti aiutano. Tu non vieni di più. Questa volta ti invio una Doppelbock che ho nominato Alternative Bock, in quanto non ho fatto la decozione. E inoltre per me è la mia prima birra in bassa fermentazione. Vedo che ha compensato la mancata decozione con 5% di melanoiden, luppoli, tetran e sats, white labs, lievito liquido, bravo. Olle! Okay. Eppure bella frizzantella. Guarda un poco qui! Ulala! Ulala! Mantieni un po'. A tua? Oh mio Dio! Conosco le birre di Paolo. Allora, e so che Paolo ha una capacità incredibile di schiumeggiare. Di schiumare le proprie birre. Non so cosa ci mette dentro, forse il sapone. Incredibile, ragazzi. Sottilissima. Persistente. Aderente. Cremosa. Leggermente velata la birra. Guarda, c'è pure qualche animaletto che galleggia. Te pare io, stranamente. Comunque è velata, sì, è un po' velata. Questa qua dovrebbe essere un pochettino più trasparentina. Quindi gli diamo 4. 4. Olfatto. La prima cosa che si sente è il caramello. Più che il cerealoso, diciamo, il doppelboccoso. Ok. Ma a fianco a questo caramello io sento l'armadio di mia nonna. Incendiato? No. Quando mia nonna mette i vestiti con la naftalina.
Stai facendo proprio un complimento, cioè. No, sento come se fosse legno umido. Tu cosa stavi dicendo? Cosa ci avevi sentito? Vino bagnato o maraschino barra moscato. Questo... Un vino tipo un po' che se, quando... Un po' un passito. Un vino passito, moscato o maraschino. Quindi un passito. Sì, c'è qualcosa, c'è un aroma che è strano. C'è qualcosa. C'è un aroma strano. E c'è troppo caramello, secondo me. All'olfatto io non mi sento di voler premiare questa birra. Secondo me esce un pochettino dallo stile Doppelbock questa birra. 7. Sì. Un 7? 7 all'aroma. Si ripropone anche in bocca questo come chiamarlo? Questa passitudine. Allora, corpo ok. Partiamo dalla fine perché è più facile. Corpo ok, carbonazione ok. C'è una leggerissima astringenza. Motivo per cui gli diamo 3 su 5 le sensazioni in bocca. Ok, perché forse resta un pochettino troppo sulla lingua. Io mi aspettavo... Altro, effettivamente mi aspettavo altro. Invece sento una forte componente caramellosa e sento questa sensazione di vino liquoroso che... Non mi piace tantissimo, anche perché è strana, è invadente. E non sento la rotondità del malto, ad esempio. Gli darei 7 anche al gusto. Mi dispiace, ma purtroppo questo è quello che abbiamo sentito in questa birra. Quindi, alle impressioni generali, io mi sento di dare a Paolo un 5, anche se l'ho letto negli occhi di Tommaso. Lui avrebbe dato un 4 secco. In realtà questa birra non è da 4, perché pur essendo poco in stile, pur avendo degli aromi un pochettino strani, comunque non presenta difetti olfattivi, è una birra che si è presentata benissimo, il corpo e la carbonazione erano in stile, quindi queste cose un poco l'hanno salvato. La schiuma era molto bella, quindi darle 4 significa bocciarla. Le diamo un 5. Ok, e Paolo nella sua prossima Doppelbock si impegnerà per migliorare un pochettino la percezione degli aromi. Se posso darti un consiglio personalissimo, io eliminerei lo zucchero dark che ho letto dalla tua ricetta, perché se no lo zucchero dark ha aggiunto dei sapori che non ci azzeccano niente con la Doppelbock, e farei tutto malto senza zuccheri semplici né canditi né altro. Quindi amici, per questo video è tutto. Ringraziamo il buon Danilo che ci è venuto a trovare da Malta. Questo è il suo ologramma. In realtà lui sta ancora a Malta. Sì, in 3D. Spegniamo. Ringraziamo il nostro sponsor. Sì. Ok. E noi ci vediamo. Allora, se il video prossimo è uscito martedì, questo è uscito venerdì. Martedì. Ci vediamo martedì prossimo. Anzi, ci vediamo domenica per il weekly vlog. E poi ci vediamo martedì per il prossimo video assaggio per lo Sgabo Zen Beer Contest. Ciao belli! 2.0. Ciao belli! Ciao!